in questo nostro viaggio, che vuole andare, come abbiamo ripetutamente detto, alle radici delle culture ebraiche e cristiane, siamo oggi in una fase in qualche modo di conclusione e di passaggio. Dobbiamo fare due considerazioni preliminari. Nella società medio orientale, in particolare in quella palestinese, parlare di giudaismo in senso monolitico è insensato. Vi sono state nel corso dei secoli varie correnti, varie prospettive, varie visioni della realtà, del rapporto con i testi biblici e con le varie componenti culturali di queste zone. Ecco, varie interpretazioni, vari filoni che si sono variamente intrecciati. Se noi vogliamo schematizzare brevemente, possiamo dire che due sono i riferimenti fondamentali. Da una parte una serie di filoni convinti che si possa cercare la salvezza soltanto obbedendo ai più minimi precetti che discendono dalla Torah. È la logica che porta ai famosi 613 precetti. Il numero 613 scaturisce da una somma: 365 i giorni dell'anno, 248 le parti del corpo dell'essere umano. La Torah deve essere obbedita nei suoi principi fondamentali almeno tutti i giorni e almeno con tutte le parti del corpo. Accanto a questa prospettiva estremamente rigoristica ve n'è un'altra incarnata da vari filoni del giudaismo, in particolare dall'età ellenistica, ma possiamo fare riferimenti anche di secoli precedenti e certamente fino all'epoca del Nazareno e anche a qualche secolo dopo, che si può riassumere con una famosa affermazione che troviamo nel libro del profeta Osea, ma anche in altri passaggi biblici e che poi vari testi neotestamentari hanno ripreso. L'affermazione è la seguente: misericordia voglio e non sacrificio, a testimoniare che quel che è importante è il rapporto esistenziale con Dio e quello di giustizia con gli altri esseri umani, secondo una prospettiva che, per parlare in modo evangelico, ci dice che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Allora, in questa prospettiva, noi adesso andiamo verso un luogo che ha conosciuto, sia pur tra tante diverse interpretazioni, un momento importante dello scontro tra l'autorità romana, che ha occupato queste zone a partire dal 63 a.C., e una costola particolarmente vivace, qualcuno dice particolarmente fondamentalista, con un linguaggio abbastanza contemporaneo nostro, del giudaismo. Del giudaismo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Allora, uno scontro, un confronto. La fonte antica di riferimento per questi avvenimenti è lo storico ebreo Giuseppe Flavio. Giuseppe in quanto ebreo, Flavio in quanto diventato liberto della famiglia dei Flavi, la famiglia degli imperatori che produsse, appunto, come sappiamo, Vespasiano, Tito e Domiziano. Noi sappiamo appunto che di Tito, il figlio, uno dei due figli di Vespasiano, fu l'attore fondamentale di quella, non solo della distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., ma anche sostanzialmente di quella guerra, una delle guerre più virulente che contrapposero autoctoni e occupanti, che si articolò in questo caso tra il 66 e il 73 d.C. D'altra parte, lo scontro bellico fondamentale, quello dopo il quale da un lato si può parlare più ragionevolmente dell'esistenza di cristiani separati dal contesto ebraico, e in secondo luogo si parla di sconfitta sostanzialmente definitiva della componente ebraica rispetto agli occupanti, è la famosa guerra del 132-135 d.C., chiamata anche la rivolta di Bar Kokhba, evento che si verifica appunto almeno 60 anni dopo gli avvenimenti di cui oggi parleremo andando e salendo a Masada. Ecco, io volevo semplicemente ricordare, e il nostro libretto lo presenta dalla pagina 77 in poi, alcuni dati di carattere storico su cui poi torneremo quando saremo in loco, e una serie di altri riferimenti, sapendo che voi trovate all'interno del nostro libretto una serie di citazioni ampie della guerra giudaica, l'opera in cui Giuseppe Flavio ha parlato tra l'altro di questo conflitto, di questo confronto a Masada, e anche una serie di riferimenti su cui poi torneremo, sulle ragioni per le quali in particolare una serie di studiosi israeliani
mettono in dubbio in modo crescente tutta una serie di elementi che nella narrazione di Giuseppe Flavio sembrano assolutamente in dubbi. A titolo complementare possiamo ricordare in questa prospettiva come in questa pluralità di giudaismi, pluralità che contraddistingue, ripeto, l'arco di tempo che va innanzitutto dal secondo secolo avanti Cristo al secondo dopo Cristo, noi abbiamo nella società giudaica dell'epoca, non soltanto a Gerusalemme ma nel contesto palestinese, una serie di gruppi. Cito i nomi, a molti probabilmente noti, e poi torneremo su questo argomento. I nomi sono i seguenti, lo stesso Giuseppe Flavio ne parla: farisei, sadducei, esseni, zeloti, sicari, battisti. Battisti sono coloro che fecero parte del gruppo di Giovanni il Battezzatore, con tutta una serie di riferimenti che hanno avuto poi una fortuna anche in molti secoli successivi. Farisei era il gruppo, fariseo etimologicamente è difficile da definire, ma significa in larga misura i separati, cioè un gruppo sociale molto importante, socialmente eterogeneo, che deteneva gran parte del sistema scolastico formativo anche all'epoca di Gesù. Certo, esperti della Torah, ma anche della formazione culturale in generale. Sadducei, un gruppo sociale invece di alto profilo economico, che diedero per molto tempo il sommo sacerdote al Tempio di Gerusalemme, anche in occasione durante la vita storica del Nazareno. A differenza dei farisei, i sadducei non avevano nessuna fede nella risurrezione. Anche tra i farisei questa fede si sviluppò molto tardi, ma nei sadducei questa dimensione non c'era. La loro preoccupazione era di essere in larga misura, perlomeno all'epoca di Gesù, degli efficaci collaboratori e collaborazionisti, diremmo noi in termini generali, dei romani. Esseni, un grande gruppo, l'etimologia anche qui è piuttosto difficile, potremmo dire i puri in senso generale, un gruppo certamente presente nella comunità di Qumran, di cui poi parleremo, ma più largamente presente anche a Gerusalemme, un gruppo di separati, un gruppo di persone che erano persuase che l'umanità si dividesse in due categorie: i destinati nella prospettiva della salvezza, loro, e sostanzialmente tutti coloro che a questa prospettiva non potevano accedere, tutti gli altri. In questa prospettiva, che io ho schematizzato molto brutalmente, vi è una grandissima ricchezza di prospettive, secondo delle categorie espressive, per esempio l'alternativa luce-tenebre, che ha avuto una grande fortuna prima del gruppo essenico nella cosiddetta letteratura apocalittica giudaica e che ha avuto una grande fortuna anche, lo sappiamo, in vari testi neotestamentali. Pensate per esempio al Vangelo secondo Giovanni, a partire per esempio appunto dal prologo dei primi 18 versetti di Giovanni. Ecco, in questa prospettiva poi abbiamo gli altri due gruppi che ho citato, cioè zeloti e sicari. La parola zelota deriva da zelos greco, che vuol dire essenzialmente attenzione particolare, zelo in questo caso per la fede, per la religione. All'interno del gruppo degli zeloti si costituì, secondo alcuni, il cosiddetto gruppo dei sicari. Sica in latino significa pugnale, e se gli zeloti erano particolarmente ostili all'occupazione romana e fecero di tutto per mettersi in contrasto, i sicari erano un gruppo ancora più duro, ancora più all'opposizione dei romani nel contesto degli zeloti. Ecco, di zeloti e sicari avremo modo di parlare ampiamente quando accederemo direttamente alla, stavo per dire fortezza, potremmo dire rocca, fortezza, avvallamento, insediamento di Masada. Quando noi vogliamo parlare di quella che è la condizione di quel gruppo sociale presente nel primo secolo avanti Cristo e poi nel primo dopo Cristo, gli Esseni, e del sito di Qumran, certamente il discorso diventa estremamente importante nel momento in cui noi citiamo una data. La data è quella del 1947, momento a partire dal quale il sito di Qumran e la realtà socio-religiosa degli Esseni ha acquisito un'importanza che verosimilmente in precedenza non aveva. Come ho ricordato prima, la parola esseno deriva dall'aramaico Assen Assaya,
un significato possibile, i pii, i santi, i puri. Ora, tutto questo riguarda un gruppo sociale estremamente chiuso in sé, molto attento a tutte le condizioni legate alla purità rituale, ha un'idea di salvezza, di rapporto con Dio in cui questa purità richiede l'osservanza di una serie di indicazioni estremamente minute sulla esigenza di non fare nulla che possa turbare, possa inficiare, indebolire questa purità nel rapporto con Dio. Nella logica quindi di una attenzione nella quale questo gruppo sociale ha una eccellenza dal punto di vista religioso oltre che etico estremamente superiore alla condizione della maggior parte del resto della popolazione. Ora, come noi avremo modo di vedere, la questione e la condizione degli esseni è una condizione abbastanza complessa. Allora, se noi consideriamo le ricerche archeologiche, storiche, letterarie che sono state sviluppate in particolare, direi, nel XX secolo e a maggior ragione dal 1947 in poi, data in cui vi fu un ritrovamento fondamentale su cui poi torneremo, ecco, se noi consideriamo questi dati di studio scientifico potremmo fare alcune osservazioni. Anzitutto, il primo insediamento a Qumran sembrerebbe risalire alla metà del VI secolo a.C., quindi al tempo dell'esilio degli ebrei a Babilonia. Successivamente alla rivolta dei Maccabei, cioè successivamente alla metà del II secolo a.C., sarebbe nato il gruppo o partito degli Esseni. Ora, è del tutto evidente che gli Esseni non sono presenti soltanto a Qumran, nel senso che il gruppo essenico è più ampio, ebbe sua collocazione a Gerusalemme e altrove. Innanzitutto in opposizione nei confronti della classe dirigente del Tempio di Gerusalemme. È addirittura possibile che gli Esseni siano sempre stati presenti a Gerusalemme, e quindi è possibile che la comunità presente a Qumran sia una comunità in qualche modo distaccata dagli Esseni di Gerusalemme, e forse addirittura, come mi dicono alcuni, in termini di scontro rispetto alla comunità stessa degli Esseni a Gerusalemme. Allora, il punto di partenza è l'essere legati ai sacerdoti discendenti, al gruppo dei sacerdoti, di coloro che discendevano dal sacerdote Sadoc. Quindi questo significherebbe risalire a molto più indietro, addirittura ai tempi di Davide, in ogni caso alcuni secoli prima certamente dell'epoca di Gesù di Nazaret. Allora, noi potremmo immaginare gli Esseni come dei farisei radicali, cioè coloro che dovevano conservare questa purità rituale nelle condizioni migliori possibili e con la maggiore attenzione. Infatti essi ritenevano che la Torah non fosse sufficiente, e quindi essi avevano creato un sistema di leggi e di principi interni alle loro comunità. Secondo la prospettiva essenica, il regno di Dio sarebbe arrivato quanto prima, e quindi solo la purità garantiva la piena osservanza della Torah, quindi la possibilità di superare il giudizio di Dio che sarebbe arrivato nel momento dell'instaurarsi del regno. Quindi essi amavano definirsi poveri in spirito, poveri, in una logica di santità nei confronti di Israele, che li portava a contrapporsi, come dicevo prima, anche alla stessa classe dirigente del Tempio, che gli Esseni ritenevano fatta da persone poco attente o per niente attente alla purità rituale. Le teorie sulla nascita dell'essenismo sono molte, evidentemente. Comunque il dato di fondo che molti studiosi riconoscono è che vi sia una sorta di principio di fondo, cioè che per l'esseno l'essere umano sia vittima del peccato e non solo artefice del peccato, e che quindi viva solo e soltanto in ragione della grazia di Dio. Il peccato d'origine sarebbe stato commesso dagli angeli vigilanti, quelli che erano stati preposti da Dio al buon funzionamento della creazione, i quali, innamoratisi delle donne, unendosi con loro, avrebbero messo a soqquadro la creazione di Dio. Quindi l'unione illegittima di sacro e profano avrebbe generato i giganti, violenti e spietati, che sarebbero stati uccisi da Dio mediante il diluvio. Da loro, da questi giganti, sarebbero comunque nati degli spiriti che tormentano costantemente l'umanità e la spingono al peccato.
L'amore dei vigilanti li avrebbe anche spinti a rivelare alle donne conoscenze proibite, causa di innumerevoli disgrazie per il genere umano. Prima fra tutte le disgrazie, la guerra. Questo principio di peccato d'origine così configurato sarebbe poi passato mutatis mutandis, cioè con tutte le differenze del caso, anche alla prospettiva che poi vede nei primi secoli del cristianesimo, per esempio nella dottrina agostiniana, il fondamento del cosiddetto peccato originale. Allora, se noi leggiamo Giuseppe Flavio, per esempio nelle antichità giudaiche, egli ci parla di degli Esseni come un gruppo importante a fianco di farisei, sadducei e della cosiddetta quarta filosofia, cioè gli zeloti. In ogni caso, se noi centriamo la nostra attenzione sulla zona di Qumran verso la quale ci stiamo dirigendo, ecco, possiamo dire che questa zona fu abitata a fasi alterne. Per esempio, tra il 31 e il 4 avanti Cristo non vi abitò nessuno, e voi sapete che tra il 31 e il 4 avanti Cristo si distende gran parte della sovranità di Erode il Grande su questa zona del Medio Oriente. Per quel che riguarda l'insediamento degli Esseni a Qumran, la sola cosa sicura sembra una fondazione intorno al 100 avanti Cristo, mentre probabilmente intorno al 150 possiamo immaginare la fondazione ufficiale del gruppo che riuniva tutti gli Esseni. Quindi nel 150 avanti Cristo una fondazione del gruppo essenico che poi trova una parte di essa collocata a Qumran a partire dal 100 avanti Cristo. Quando viene distrutta la comunità qumranita degli Esseni da parte dei Romani? Tra il 68 e il 69 d.C., cioè appena prima rispetto alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, che è del 70 d.C. Secondo alcuni, altri studiosi, non sarebbero stati i Romani a distruggere questa comunità, ma addirittura dei gruppi di zeloti, probabilmente nella derivazione dei Sicari, nella prospettiva, nella accezione del gruppo dei Sicari. In ogni caso, all'interno di questa comunità vigeva una gerarchizzazione particolarmente rigida. Certo, perché la concezione essenica era quella di chi riteneva assolutamente che, appunto, come dicevamo, l'umanità fosse divisa tra i figli della luce, i membri della comunità di Qumran, e i figli delle tenebre, cioè sostanzialmente tutti coloro che di questa comunità non facevano parte. All'interno della comunità di Qumran vi era la preghiera comune, si mettevano in comune i beni, non vi erano schiavi, e questo è un dato tutt'altro che trascurabile nella cultura dell'epoca, e si doveva badare a una continenza di carattere assoluta dal punto di vista innanzitutto sessuale. Ora, per difendere questo stile di vita, gli Esseni erano disposti a rispondere militarmente a chiunque li insediasse. A Qumran tutto in qualche misura dipese nel 1947 dal fatto che una capra si era perduta rispetto a un gregge di capre che un pastore stava portando e conducendo. Questa capra si infilò e cadde in una fenditura. Nella ricerca della capra, il pastore in questione andò e la discesa di sassi realizzata da questo movimento, dicono non soltanto le tradizioni, ma sostanzialmente anche la storia, ruppe un'anfora all'interno di questa grotta. All'interno di questa anfora vi era un tessuto, un manoscritto, un testo, qualche cosa che suscitò una certa attenzione da parte del pastore in oggetto, il quale non si rese minimamente conto del valore di ciò che aveva tra le mani, lo portò al mercato. Alcuni mercanti si resero conto invece, verosimilmente, che quel rotolo era tutt'altro che di scarso rilievo, e da lì, attraverso un percorso a varie tappe, le ricerche continuarono, si allargarono e, come vedremo, alla fine oggi siamo a 11 grotte dove sono stati ritrovati manoscritti molto importanti, innanzitutto certo per la condizione di vita della comunità essenica, ma anche per la ricostruzione dei manoscritti relativi ai testi biblici, in particolare i testi primo testamentari, per esempio Isaia,
ma anche testi neotestamentali. Tutti questi riferimenti, gli originali, sono poi evidentemente contenuti e conservati al Museo del Libro a Gerusalemme. Quello che noi avremo modo di esaminare sono, c'è già tutto sommato delle copie, dei facsimili, anche allo stesso Museo del Libro sono esposti facsimili, messi invece nei forzieri gli originali. In ogni caso avremo modo di approfondire questo dato. E con le pagine 90 e seguenti del nostro libretto voi avete una sorta di presentazione della serie di documenti, di manoscritti, di testi che nelle grotte di Qumran sono stati ritrovati. E giusto per dare un'idea di quanto varia sia questa raccolta, vediamo testi normativi, per esempio la regola della comunità di Qumran, o per esempio il cosiddetto documento di Damasco. Abbiamo al loro interno anche testi liturgici, abbiamo midrashim e commenti in aramaico a vari libri biblici, e abbiamo in quarta battuta altri scritti, scritti apocrifi, apocrifi dell'Antico Testamento, cioè testi non entrati nel canone neotestamentario ma molto importanti dal punto di vista culturale e religioso, per cogliere e capire quello che è la prospettiva culturale, direi in particolare tra il giudaismo primo testamentario e le origini cristiane che variamente sono testimoniate dai testi confluiti poi nel Nuovo Testamento. E qui volevo soltanto leggervi a titolo esemplificativo un brano degli inni liturgici ritrovati a Qumran. Ecco, quando voi trovate una documentazione relativa a Qumran, voi trovate nelle abbreviazioni un numero arabo, la Q che sta per Qumran, e una sigla che dice la tipologia degli scritti trovati. Nel caso specifico, 1, prima grotta, Q a Qumran, H sta per Odayot, che in ebraico significa inni. Alla pagina 92-93 leggo un brano di questi inni. Sii tu benedetto, Dio delle misericordie e della grazia, per la tua grande benevolenza, per l'abbondanza della tua verità e per la moltitudine delle tue benevolenze in tutte le tue opere. Rallegra nella tua verità l'anima del tuo servo e purificami nella tua giustizia, poiché spero nella tua bontà, ho fiducia nelle tue benevolenze. Con i tuoi perdoni mi hai liberato dalle mie pene e nel mio tormento mi hai confortato, poiché mi sono appoggiato sulle tue misericordie. Che cosa significa questo sostantivo misericordia al plurale, le tue misericordie? Questo è un dato molto importante, dal Primo Testamento ai testi giudaici in senso largo, elemento che poi si trasferisce anche in vari testi neotestamentari. Le misericordie di Dio sono le viscere intime di Dio che provano solidarietà, affetto, condiscendenza e considerazione nei confronti degli esseri umani. Questa misericordia vissuta a livello intimo, è chiaro che il riferimento è antropomorfico, cioè è un riferimento umano riferito poi alla dimensione di Dio, costituisce il dato di partenza di questa attenzione di Dio nei confronti degli uomini, a cui anche a Qumran si faceva variamente riferimento. È del tutto evidente che poi quando noi troviamo altri documenti come la stessa regola della comunità o per esempio la regola della guerra o il documento di Damasco, notiamo non solo delle indicazioni preziose per la vita interna della comunità, ma anche tutte le prese di posizione contro coloro che della comunità non fanno parte. E alle pagine 91-92 voi trovate alcuni estratti che riprendono esattamente alcuni di questi elementi diretti. Gerusalemme ha una importanza grande per almeno tre filoni religiosi: il filone certamente ebraico, il filone cristiano e il filone islamico-musulmano. E in questa lettura, quest'oggi noi ci soffermiamo in particolare sul doppio riferimento, quello ebraico prima e cristiano poi, ben sapendo che Gerusalemme è una delle città più importanti per la fede e cultura musulmana. Il Talmud ci insegna che 10 misure di bellezza sono state elargite al mondo, di esse a Gerusalemme ne sono spettate 9 e le altre, cioè una sola,
a tutto il resto del mondo. Ora, questa affermazione del Talmud, cioè di quella raccolta conclusiva, culminante di testi di una lunghissima e grande tradizione orale e scritta nella cultura giudaica, la dice abbastanza lunga sull'importanza che non soltanto in chiave estetica, ma in chiave complessiva viene data alla città di Gerusalemme. Allora, innanzitutto noi dobbiamo considerare lo spazio geografico in cui si colloca questa città. Uno spazio in cui il dato fondamentale, l'abbiamo ricordato spesso in questi giorni, lo ribadisco ancora, è ancora una volta la Berit, cioè il patto fra il Signore e il suo popolo. E questa è la terra dove i figli di Israele possono realizzare in modo unico la loro chiamata al rapporto con Dio. Il Talmud sempre insegna quanto segue. Perché Mosè, nostro maestro, desiderava entrare nella terra di Israele? Egli doveva mangiare dei suoi frutti o forse doveva saziarsi della sua bontà? No, così disse Mosè, molti precetti sono stati comandati a Israele e non sono osservabili che in terra di Israele. Io entrerò nella terra affinché tutti siano osservati da me. Ecco, la particolarità di questa dimensione terrena, di questa dimensione della terra di Israele in particolare, ha una grandissima rilevanza, una rilevanza che di volta in volta scopriremo e che è particolarmente significativa per tutti coloro che, desiderosi di tornare in Israele, desiderosi, per parlare in termine ebraico, di fare aliyah, cioè di fare ritorno nella terra delle loro radici, nella terra dei loro padri, ecco, tutti costoro hanno potuto sperimentare, verificare quanto i precetti interni alla loro tradizione religiosa qui abbiano una culminante possibilità di essere praticati. Ciò avviene perché la santità della Eretz Israel, cioè della terra di Israele, dipende da una decisione divina, certamente, ed è una santità che si realizza nella misura in cui i precetti, in ebraico mitzvot, possono essere realizzati. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 19, noi leggiamo: se ascolterete la mia voce e custodirete la mia berit, il mio patto, sarete per me un tesoro tra tutti i popoli, poiché a me appartiene tutta la terra, e voi sarete per me un regno di sacerdoti, un popolo santo. Allora, i commenti rabbinici definiscono Gerusalemme in tanti modi diversi, sempre con delle connotazioni particolarmente elevate, con delle connotazioni eccezionali. Per esempio, se noi consideriamo quanto si ritiene che questa città sia il simbolo della presenza di Dio accanto agli uomini, ecco, solo da questo voi capite la grande attenzione che nei secoli è stata riservata a questa splendida, difficile e complessa città. I riferimenti biblici potrebbero essere moltissimi e ciascuno potrà approfondirli come ritiene opportuno. Io mi limito a fare riferimento anzitutto al nome della città. Come ricorda la collega Elena Bartolini De Angeli, nell'unico nome di Gerusalemme troviamo due elementi positivi, dei quali uno appartiene a Israele e l'altro ai coloro che sono pagani. Infatti la parola Gerusalemme, Yerushalayim, in ebraico è un duale che dà l'idea di una pluralità anche all'interno del nome stesso della città. E il fatto che abbia prevalso tra le formulazioni del termine questo duale Yerushalayim rispetto all'altra possibile denominazione Jerusalem sottolinea in modo molto chiaro il senso di questa pluralità. A questo aggiungiamo che all'interno di questa parola vi è l'etimo della parola Shalom, della parola pace. E quando noi parliamo di pace a partire da questo vocabolo Shalom, appunto, non dobbiamo pensare alla pace come la intendevano, per esempio, coloro che erano di tradizione romana, cioè una sorta di assenza di guerra, ma una pace intesa come quanto di bello, di carezzevole, di splendido, di positivo può essere augurato agli altri.
Allora, in questo quadro rimane sempre molto viva l'espressione, la formulazione che Heschel, un grande intellettuale ebreo, ha detto rispetto alla definizione di Gerusalemme. In un suo famoso saggio Heschel dice: Gerusalemme non è la prima tra le città, essa è la prima tra le visioni. Gerusalemme, la sua superiorità consiste nell'essere un prodigio sotto le forme di una città, nell'essere la chiave dell'interpretazione della storia che riguarda Dio e l'uomo. Ora, anche in queste espressioni iperboliche capiamo il senso della estrema attenzione che a questa città viene data come sede, certo, di tanti momenti importanti della storia ebraica, ma nello stesso tempo come occasione di riflessione ancora oggi. Da qui l'enorme insistenza da parte di molta parte della politica israeliana nella resistere, insistere sul fatto che Gerusalemme sia la capitale una e indivisibile dello Stato ebraico. Questo per dire due parole dal punto di vista ebraico, e questo credo che sia un dato che ha un suo interesse e una sua importanza a tanti livelli. Se abbandoniamo la prospettiva con la quale consideriamo Gerusalemme dal punto di vista ebraico e passiamo a quella, alla prospettiva cristiana, possiamo farci una domanda fondamentale: quale valore ha la città di Gerusalemme per una persona che cerca di essere cristiana oggi? Allora, è del tutto evidente che a seconda della provenienza etnico-geografica della persona in questione, le prospettive possono cambiare in modo significativo. È del tutto evidente che accanto a questo dato c'è il fatto di essere o meno fondamentalisti, di essere capaci di interpretazione o legati in modo letteralistico a testi, concetti e valori. Allora, noi sappiamo che la parola Gerusalemme ritorna 139 volte nel Nuovo Testamento, e quello che è interessante è che tutto sommato, sia in una formulazione del nome che nell'altra, la maggior parte delle attestazioni ovviamente è nelle versioni evangeliche e negli Atti degli Apostoli. Ora, questo dato è molto significativo perché testimonia come i cinque libri neotestamentari più legati alla figura del Nazareno dal punto di vista storico-narrativo siano quelli che più volte fanno comparire il nome Gerusalemme. Gerusalemme è la meta finale del percorso del Nazareno, che a Gerusalemme vive i momenti culminanti della sua esperienza, perché se è vero che noi non abbiamo niente di certo storico documentato dal punto di vista dei riscontri oggettivi della risurrezione del Nazareno, abbiamo riferimenti significativi per quel che riguarda l'ultima cena, per quel che riguarda la morte di croce. E in questa prospettiva in cui la messianicità diffusa, l'idea di Messia diffusa era un'idea, lo sappiamo, in chiave giudaica trionfante, politica, sociopolitica, la messianicità che viene vissuta dal Nazareno, uno dei tanti crocifissi che i romani portarono a morte anche in questo momento della storia di queste zone, ecco, la messianicità che egli visse era una messianicità di tutt'altro livello. D'altra parte, come vedremo anche nei prossimi giorni, i connotati di questo essere Messia erano stati variamente presentati in vari testi, in vari episodi. Gerusalemme è quindi la sede di quello che è il discernimento decisivo per la vita del figlio di Maria e conseguentemente per quella di chiunque ritenga che Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto, sia il punto di riferimento nelle sue parole, nelle sue azioni, insomma nella sua vita, il punto di riferimento per la vita anche propria. D'altra parte, a Gerusalemme ha luogo anche quell'incontro tra varie anime delle origini cristiane, la cosiddetta Assemblea di Gerusalemme tra il 48, 49 e il 52 d.C., la datazione cambia, ma questa è sostanzialmente la collocazione cronologica, in cui si prese la decisione di considerare come una fede di carattere universale, un valore di carattere universale e non soltanto legata alla dimensione giudaica, il messaggio, la prospettiva che il Nazareno aveva indicato fino alla morte di croce e, secondo
i suoi testimoni apparendo come risorti. Allora, da tutto questo noi capiamo come, e lo possiamo dire fino al libro dell'Apocalisse, in chiave cristiana Gerusalemme sia davvero il punto d'arrivo della storia, storia con la S maiuscola evidentemente, in quanto al ritorno definitivo del Signore, dicono i testi, questa apparirà come il prototipo della città santa, della città donata da Dio alla fine dei tempi. Non a caso si parla proprio di una Gerusalemme come punto di riferimento della vita di tutti alla fine dei tempi. Quindi, per concludere, quella che sarà la nuova Gerusalemme, il tratto descrittivo sarà certamente lo splendore e la luce, al di là di qualsiasi ombra e negatività che il male porta nella vita degli uomini. Allora, Gesù di Nazareth ha visto in Gerusalemme e vissuto a Gerusalemme l'apice culminante della sua vita, e questo lo possiamo dire con tanti testi alla mano. Ciò implica che chi cerca di essere cristiano, anzitutto in Occidente, debba contribuire a difendere e a consolidare in questa città una serie di elementi che siano al di fuori di fondamentalismi e devozionismi, che sono egualmente pericolosi a livello religioso e culturale, ma anche è necessario che testimoni quanto essere radicalmente cristiani nella logica dell'amore di Dio, del Dio di Gesù Cristo, possa fare bene all'umanità di tutti. Ecco, chi è Gesù di Nazareth lo scopriremo ancora una volta a ritroso, cominciando in qualche misura dalla fine del suo percorso e risalendo poi, quando arriveremo in Galilea, all'inizio del suo ministero. Ma la domanda fondamentale, chi è stato Gesù di Nazareth, può essere l'interrogativo con cui iniziamo questo nostro rapporto di carattere visivo, di carattere sensoriale, di carattere complessivo con una delle città più straordinarie del mondo, e non soltanto della nostra epoca, ma per certi aspetti possiamo dire da sempre. Allora, come qualsiasi persona che nei secoli sia arrivata a Gerusalemme e sia arrivata ascendendo, quindi salendo verso Gerusalemme dalla parte più bassa, ricordiamo che Gerusalemme è 800 metri sul livello del mare, ecco, noi siamo nella strada che da Gerico sale verso Gerusalemme, cioè stiamo percorrendo la strada inversa rispetto al personaggio della famosa parabola di Luca 10, che inizia così. Luca 10, nella parte centrale di questo capitolo, ha questo inizio: un essere umano scendeva da Gerusalemme a Gerico. E mentre qualsiasi pellegrino medievale, alto, tardo antico, medievale e poi in altre epoche successive ascendeva a Gerusalemme, proclamava, leggeva alcuni salmi. E mi pare bello leggere insieme a voi, a pagina 112 del nostro libretto, due testi variamente riferiti a Gerusalemme, uno dei quali è il cosiddetto uno dei salmi delle ascensioni verso Gerusalemme. Pensate che coloro che li proclamavano, che li hanno proclamati nei secoli, vedevano nell'arrivo in questa città una fase, un'occasione del tutto culminante della loro vita, vita complessiva, non soltanto religiosa. Siamo al Salmo 122, a pagina 112. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore secondo la Torah di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. E non si tratta di parole retoriche, di parole generiche a tanti livelli.